Il racconto delle quattro giornate di Napoli negli elaborati inediti degli alunni delle scuole medie e superiori della città e il concorso letterario che l'assessorato alla scuola del Comune ha promosso con l'Istituto Campano per la storia della resistenza Vera Lombardi con l'obiettivo di avvicinare i giovani al mondo della narrativa. Oltre 100 studenti di una ventina di istituti si sono cimentati nella scrittura creativa delle vicende storiche del 43 attraverso racconti originali di fatti e personaggi che rievocano quelle giornate. La quantità di elaborati che ci sono arrivati, la loro qualità e soprattutto la capacità che i ragazzi hanno avuto, conoscendo le vicende storiche, di interpretarle in prima persona, ci ha fatto capire quanto è importante la rievocazione di giorni in cui Napoli ha lottato per la libertà, perché allora si lottava in tempo di guerra per la libertà della propria città. Oggi lottiamo contro conflitti e guerre più misteriose, ma sempre comunque per la libertà. Questa mattina nella sala giunta di Palazzo San Giacomo gli alunni che hanno realizzato i migliori elaborati per ogni ordine di scuola sono stati premiati dal sindaco Luigi De Magistris. È stato complicatissimo scegliere i vincitori perché sono stati bravissimi ragazzi, veramente tanta analisi, tanta sensibilità, tanta voglia di conoscenza e tanto impegno civile nel contemporaneo. Quindi ancora una volta Napoli si dimostra una città ricca di sapere e con tanta cultura.